Salamelek Sadiki. Salamelek. Salamelek Sadiki. Supercoppa. Al Supercoppa. Ragazzi, se c'è una sartina nerazzurra che me lo vuole fare nerazzurro questo copricapo, è ben accetta. Il day after, che day after, ragazzi, che day after. Scusate, tolgo perché non vedo niente. Cui gambet sec sec, cui gambet del Maumet. Questa me la cantava mia nonna milanesa, me la cantava la mia nonna Esterina. Allora, ragazzi, le pagelle, ma ovviamente anche i soliti veleni del giorno dopo, ai quali forse non avete ancora capito come sono fatto io. Io il calcio lo vivo con ironia, quindi è inutile che fanatici di ogni colore, anche interisti, vengano qui a lamentarsi, perché io non me li filo proprio. Io mi festeggio i miei trofei normalmente, per come sono fatto io. Faccio i complimenti agli avversari, magari anche alla Juve, se sarà più brava di noi, e nulla mi aspetto dagli altri, nulla mi aspetto da volgari, subumani, gente che ha problemi ovviamente nella vita reale, proprio non me li cago. Quindi è normale che più rosicano, più io festeggio, più festeggio, più loro rosicano. A tal proposito, stamane nel day after ho dovuto fare una commissione a San Siro e ci sono passato così. Salam Alex Sadiki, yalla Inter, yalla Inter. Ecco, avete capito qual è il mio rapporto con il calcio? È un rapporto ironico, a me piace ridere. Certamente non mi rovino la vita se perdo un trofeo, è ovvio che sono più contento se lo vinco. E infatti sono molto contento. Tra l'altro, siccome questo è un video editoriale, quello di Supercoppa, la terza consecutiva, l'ottava in Albo d'Oro, il 45esimo trofeo, ho detto 44, ragazzi, vedete la differenza? Infatti io ho scelto studi classici perché in aritmetica sono un po' scarso. Sono 45, me ne era sfuggito uno e giustamente qualcuno di voi mi ha corretto. Sì, sì, 45esimo trofeo. Però è bello perché a differenza degli juventini che contano in eccesso, vedete, io magari conto in difetto. Ed è come quando vai in banca, controlli il saldo, e a me non capita mai, e te lo trovi maggiore di quello che credevi. Comunque... Ah, mi è arrivata la cronaca araba. Ah, ecco, perché questo è un video con alcuni contributi prima delle pagelle. Mi è arrivata la cronaca araba del minuto decisivo di Inter-Napoli, finalissima di Supercoppa italiana. Ve la ripropongo perché le ho già fatte. Mi sono già fatto mandare gli Ampex delle cronache arabe delle imprese dell'Inter. Devo dire che però io sono molto rispettoso, sapete, essendo legalista, sono molto rispettoso dei diritti televisivi. Allora, causa diritti televisivi, ho sostituito le immagini con un filmato di repertorio. Mi perdonerete, ma questo è il minuto decisivo di Inter-Napoli 1-0 con il gol di Lautaro che vi ripropongo. Dunque, prima delle pagelle, via la cronaca araba. Recupera, si va verso il rigorà, attenzione, Pavard in mezza per Lautaro, alla 91esima, Inter, gol, Lukaku, Riccardo, Lautaro, Inter, Supercoppa, in extremis, ammonita Lautaro per essersi tolto la maglia, ma la Supercoppa è nerazzurra. Chi se ne frega? Salam Alex Sadiki! Vedete, quelli più intelligenti avranno capito che a me piace scherzarci sopra, sul pallone. Quelli che non lo capiscono, ripeto, in omaggio a madre natura, che già li bloccò nella vita reale, sui miei social sono bloccati. Secondo voi io sto a dar retta agli apologeti subumani della cultura antisportiva?
Non me li cago. E quindi veniamo alle pagelle. Allora, le pagelle, ragazzi, io do dei giudizi perché mi sono piaciuti tutti, ancora una volta, mi sono piaciuti tutti, tutti top, ragazzi. Sommer 6,5, sì, ha fatto una parata su Cara Sveglia, poteva andarsi a vedere tolta quella la partita tra gli spettatori. Pavar bravo, direi 7, attento su Cara, e ha mandato al tiro Turam, che ha sprecato, poi ha fatto l'assist vincente a Lautaro, quindi grandissimo Pavar. Primo trofeo in nerazzurro, De Vrij, bravo, su Simeone Cara. Inzaghi lo toglie dopo il giallo, una cosa che secondo me è giusta, che ne dica certa gente. Subentrato Carlos Augusto a De Vrij al 62esimo, niente, si è messo a sinistra, ha spinto, ha fatto bene. Mi sono piaciuti anche quelli entrati. Acerbi 6,5, devo dire che ha aiutato su Simeone, ha limitato bene Politano, quindi. Darmian 6, ha spinto meno di Di Marco, ma non mi pare abbia sofferto. 6 a Barella, lo do perché si è fatto ammonire, ragazzi. Si è fatto ammonire, quindi salta Firenze, e questo è un peccato grave, non c'è verso. Questo ragazzo, da questo punto di vista, non migliora. Me lo ricordo quando è andato a Madrid, che eravamo già qualificati, passati 2 anni, cadde nella provocazione di Militao, lasciò l'Inter in 10 e niente, vabbè, eravamo già qualificati, poi perdemmo 2-0, non c'è niente da fare, però il suo bello, insomma, anch'io quando gioco a pallone sono così. Come posso criticare Barella? Non riesco. Poi è chiaro che dovrebbe cambiare carattere, ma se non ci riesce, cosa devo fare io? Vedremo nei prossimi anni, sempre che resti qui, perché sapete che non si sa mai col mercato, vabbè. Dal minuto 63-64, Frattesi bene, ha partecipato all'assalto finale, Çalhanoğlu 6,5, presente convincente, un bel destro, alto di poco nella ripresa, direi Mkhitaryan sempre presente anche lui, copia e incolla su Çalha, 6,5 pure lui. Di Marco, devo dire meglio nel primo tempo che nel secondo, comunque 6,5, ha sfiorato il vantaggio con il suo mancino al volo. È entrato poi Arnautovic al posto di Di Marco, che ha partecipato bene all'assalto finale, è stata una presenza costante in area e quindi mi è piaciuto, quindi 6,5. Turam, mobile, attivo, veloce, gli do 6 perché si è mangiato un po' di cosine in zona gol, è stato anche sfortunato quando la palla gli è rimbalzata sul ginocchio, comunque ampia sufficienza. Devo dire 6 anche a Sanchez, che comunque ha avuto l'intuizione negli ultimi minuti di entrare e vedere Pavar, che poi ha messo la palla al centro per Lautaro Martinez, al quale do 7, ci va vicino di testa, sponde perfette, uno in particolare a Mkhitaryan, gli annullano un gol in fuorigioco non suo, ma di Turam in avvio, no, è sempre pericoloso, ragazzi, ormai sta scalando, insomma, la classifica cannonieri all time, che cosa vogliamo dire, il capitano ha deciso la partita, lui al 91esimo, insomma, è decisivo come sempre. Devo dire che mi è piaciuto anche Bissek, che nel finale gli do 6,5, perché mi è piaciuto quando è uscito palla al piede. Insomma, uno che ha questa tranquillità quando entra mi piace sempre. Inzaghi è il re della Supercoppa italiana, ne ha vinte 5, gli diamo un bel 7. Non era facile perché, insomma, Mazzarri ha messo giù un Napoli, insomma, che chiudeva tutti gli spazi, ci hanno fatto un po' penare, oddio, poi vai a vedere il computo dell'occasione, capisci che sei stato molto più pericoloso, però, insomma, sono contento per Inzaghi perché se lo merita. Insomma, 5 Supercoppe italiane, sappiamo benissimo quello che deve fare, no? Per entrare nel Gotha. Non è bastata la finale di Champions, lui deve vincere lo scudetto. Lo sappiamo, lo sa anche lui, però bravo, bravo, ragazzi. In questo periodo la squadra gioca bene, mi piace, ma anche poi vince tutte le partite 3-0. E quindi 3 Supercoppa di fila all'Inter, 2 le aveva vinte alla Lazio, siamo a 5. Amici miei, sono veramente molto contento. Direi di chiudere qui il day after, godete, non sentite i rosiconi, fottetene dei rosiconi, siate superiori, siete gente di serie A. Io ogni tanto vedo qualche interista che dialetticamente cade nei trappoloni, cade in cadetteria. Voi ve ne dovete fregare di tutto. Adesso vado a Firenze, comincerò a parlarne nel prossimo video editoriale. Firenze è durissima, ragazzi. Firenze è durissima, al di là delle assenze di Çalhanoğlu e Barella, non è tanto quello che mi preoccupa, il fatto che la Fiorentina ha avuto molti più giorni per preparare questa partita.
Onestamente mi aspetto un pareggio, poi se viene qualcosa in più, tanto di guadagnato. Però ragazzi, è il momento di godersi questa, quindi godiamocela. Viva l'Inter come sempre. Mi limito a ricordarvi gli amici di Regent Store, che potete visitare online o anche andando di persona a Cusano Milanino in via Italia 3. Loro vi aspettano con gli sconti GLR, GLR TV, se volete dotarvi di cellulare, computer, iPad, tecnologia ricondizionata. Insomma, vedete voi, anche loro, insomma, sono dei vincenti, come l'Inter. Viva l'Inter e ciao!